In tanti pagano per un servizio che non utilizzano perché non godono di un allaccio alla rete di bonifica, oppure subiscono i danni causati dalle continue rotture che provocano la chiusura delle condutture anche per mesi. È una considerazione riferita alle tariffe dei consorzi di bonifica ed in particolare al consorzio di bonifica Centro. Per monitorare quanto sta accadendo si è costituito il Comitato Bonifica Sostenibile, che ha promosso un'assemblea che si è svolta a Chieti lo scorso 31 agosto. Il Comitato può contare anche sul sostegno di Coldiretti Abruzzo. Ai lavori era presente anche il dirigente provinciale di Azione Antonio Scapparrotta, che ha fatto sintesi di quanto emerso dall'incontro in una nota nella quale chiede alla Regione Abruzzo di adottare lo stesso criterio seguito da Emilia-Romagna e Lombardia, regioni nelle quali le tariffe sono diversificate tra chi gode del beneficio potenziale, quindi non utilizza l'acqua, e chi gode invece del beneficio di esercizio. Inoltre, la Regione per questa materia dovrebbe regolamentare con decreti attuativi, superando la logica delle norme transitorie.